a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e quindi, come ogni martedì, ci sono i video delle Makeup Angels, quindi il video che riguarda me, Fabiana e Elisabetta. Per questa settimana vogliamo farvi vedere, visto che abbiamo finito questo benedetto 2020 e iniziamo, speriamo, in meglio il 2021, vogliamo farvi vedere un make-up per quanto riguarda i prodotti low cost che ci sono piaciuti di più nel 2020, i prodotti che abbiamo utilizzato di più in generale. Io ho messo tutto in una busta per farvi vedere cosa ho realmente utilizzato, proprio realmente, e sinceramente all'ultimo minuto ho cambiato un prodotto che adesso vi farò vedere, piano piano ci trucchiamo. Allora, i must have, sapete tutti che è un video che facciamo in generale un po' tutte persone che fanno i video su YouTube, e in poche parole è una cosa che ci piace tantissimo. Quindi io direi di iniziare, poi piano piano magari spieghiamo il tutto. Allora, metterò la base, che non è questa. Metto la base sugli occhi, che è quella che utilizzo spesso, che è quella di Astra ed è la 01. Io utilizzo questa come base perché come low cost io ho questa. Perché poi ovviamente vi faremo vedere. Stai bruciando. Poi ovviamente vi faremo vedere il video, credo che sia in questa settimana stessa, i must have high cost, perché ovviamente ci sono anche quelli. Io di tutti non ho tutti i prodotti, però devo dire che in una gran parte li posseggo. Allora, come prodotto must have palettina degli occhi ne dovevo scegliere una in particolare, ed è quella che io ho utilizzato realmente, infatti l'avete vista in vari video, ed è la palettina di Carmi Mua. Cioè non so nemmeno cosa dirvi in più, perché è la palettina che io ho utilizzato di più in assoluto, la palettina che ho messo di più in tutti i tag, in tutte le cose, e quindi è la palettina, ovvio, che ve la propongo, perché è quella che mi piace di più in assoluto. Allora, iniziamo a fare un make-up. Visto che sono vestita con un maglioncino tipo un pochettino azzurrino, vorrei fare un make-up proprio adatto al maglioncino. Prendiamo un pennello e vado a prendere un ombretto di transizione che è Free Hug, credo che sia. Sbattiamo le ciasso. Farò un make-up semplice, non le ultime parole famose. Credo di fare, diciamo così, credo di fare un make-up semplice. Allora, sto facendo questo make-up così, devo andare a comprare i detersivi. Ebbene sì, ho finito i detersivi. Quindi mi tocca comprarle. E che vi dico? Allora, questa palettina è ottima, mi piace tantissimo il fatto che gli ombretti sono molto pigmentati, molto, veramente molto pigmentati. Mi piace il fatto che si sfumano in 02, quindi ottimo anche questo. Devo dire che posso riuscire a fare tantissimi make-up con questa palettina, perché veramente è universale. Adesso voglio andare a mettere un rosellino, questo qui, proprio come si dice, nella parte più alta dell'occhio, per sfumare questo rosa o color carne. Io ho sempre problemi per quanto riguarda identificare i colori. Non so voi, ma io ho problemi. Non sto facendo i capelli in questi giorni, nel senso piastra, riccia capelli e tutto, perché essendo a casa, vabbè che prima non è che uscivo, però
Anche per quanto riguarda i video, non mi va di farmi i capelli particolari, almeno così li faccio un pochettino riposare, anche se non è che va, mi stanno piacendo tanto, però ormai non è che me ne vado dalla parrucchiera a farli sistemare, per adesso non vado da nessuna parte. Allora, cosa mettiamo? Non saprei. Io andrei direttamente con l'azzurro, però. Che dite? Metto una base pure. Allora, io avevo messo qui la base di Astra, che devo dire che è una base che mi piace tanto. Però, ometto questa, ometto direttamente questo ombretto. Io direi di continuare con questa e vedere come si comporta questo ombretto. Questo, ad esempio, è forse l'unico che non ho utilizzato, credo. Non lo so, devo controllare i vari video, perché certe volte mi dimentico i video che ho fatto, tipo ho fatto un make-up così, ho fatto un make-up così. Io spesso me lo dimentico. Allora, cioè. Non ho fatto né cut crease né niente e voi state vedendo la pigmentazione di questo ombretto. Cioè, vogliamo dire qualche cosa? Vi volete esprimere? Esprimetevi. Vi ascolto, esprimetevi. Bello. Per scurire la parte, io voglio utilizzare Dark Side di Carmi Mua della Magic. Prendo un pennellino piccolo e faccio una specie di V qui e poi me lo sfumo all'interno. Qui lo sistemo. Ricordate sempre. Non fate lo sbaglio che certe volte faccio io di abbassare l'occhio. Io cerco di alzarlo per dare una sfumatura. Con l'altra estremità vado a prendere il borgogna, sempre scuro, e vado a sfumare l'estremità dell'ombre, cioè l'estremità. Vado a sfumare l'altra parte con l'ombretto. Quindi prendo il verde, faccio la mia lineetta, vedete? Ovviamente arrivato a una certa età dovete alzare. Dovete alzare. Poi prendo l'estremità del pennello e vado a sfumare questa parte. Cercherò di mettere anche questo qui di Astra, così almeno metto tutte e due. Lo mettiamo all'inizio, anche se di solito lo metto con il pennello. Infatti, di solito lo metto con il pennello perché di solito mi viene meglio con il pennello. Allora, lo porto fino a metà perché questo colore è molto più acceso di quello, quindi li utilizzerò tutte e due e così almeno ho utilizzato le due cose che veramente per me fanno l'eccezione. Quindi un consiglio che vi do: utilizzate l'ombretto con il pennello perché vi viene meglio e rilascia il prodotto piano piano. Invece così avete troppo prodotto e rischiate di fare un macello come stavo facendo io.
Questi ombretti sono molto, ma molto, ma molto pigmentati, quindi dovete stare attenti a sfumare tutto perché veramente sono pigmentati. Allora, adesso lo lascio un po' asciugare e inizio a fare la base. Allora, nel frattempo che si asciughi un pochettino l'ombretto per sistemare gli occhi, andremo a continuare il viso e quindi andremo a fare la base. I prodotti che ho utilizzato di più in questo 2020, anche se posso dire che è stato più nella fine dell'anno, perché quest'estate, diciamo, quando c'è stato il lockdown non siamo usciti, poi in estate è difficile che una si trucca proprio una base perfetta, eccetera eccetera. In quest'ultimo periodo mi sono truccata un po' più spesso e automaticamente ho utilizzato di più i prodotti, tra cui il primer, questo qui di Astra, e l'amore veramente del 2020, la svolta del 2020, che è il fondotinta, questo di Astra, che è The Universal Foundation, che io adoro in assoluto e che sto utilizzando tutte le volte che sono uscita. Nell'ultimo periodo ovviamente non sono più uscita, però tutte le volte che sono uscita, o per andare a comprare detersive e tutto, oppure siamo andati all'Auchan un paio di volte, io ho utilizzato questo fondotinta ed è l'amore della mia vita. Quindi iniziamo a mettere il primer. Ovviamente di tutti questi prodotti ci sarà poi il video apposito, ma devo dire che sono i prodotti di più utilizzati perché mi hanno diciamo svoltato, nel senso che sono dei prodotti che veramente hanno cambiato qualche cosa nella mia make-up, cioè nel mio modo di truccarmi e tutto. Mi hanno aiutato tantissimo il fatto di questo primer, ad esempio, è molto molto levigante, molto, ed è un effetto che mi piace tantissimo, perché io ho la pelle secca, ma in qualche punto ho la pelle screpolata, poi nel periodo invernale hai voglia e quindi cerchi di utilizzare dei prodotti che ti aiutano in questo senso. Devo dire che è ottimo, ottimo veramente. Poi mettiamo il fondotinta. Io il fondotinta lo metto con il pennello perché devo dire mi piace di più. Allora, io lo metto con il pennello perché mi piace sinceramente, ed è il pennello lo 06, giusto? Ed è il pennello 06 di Sephora. Mi trovo bene con questo pennello perché il fondotinta lo trovo più uniformante. E poi ovviamente gli passo sempre la spugnetta, quello è un passaggio che io faccio sempre, ovviamente lo vedrete. È un passaggio che faccio sempre perché mi trovo bene. Allora, non ho messo né contorni occhi né niente, perché il contorno occhi che di solito metto è high cost, quindi non posso metterlo. Come correttore poi vi farò vedere. Io non metto troppi pump nel pennello perché mi piace che essendo che questo fondotinta non ha una coprenza alta, mi piace proprio per questo, perché io non ho bisogno di una alta coprenza, ho soltanto bisogno di uniformare il colore e che mi dia un effetto tipo seconda pelle, ed è quello che questo fondotinta ti dà, proprio sinceramente, proprio l'effetto del fondotinta. Infatti vi posso dire che da quando l'ho acquistato, perché l'ho acquistato, il mio video lo sponsorizzo da sola, nel senso è stato sponsorizzata da me medesima, da quando l'ho acquistato sinceramente mi sono innamorata, ed è il fondotinta che utilizzo di più in assoluto. No, il fondotinta è quello che io prendo, cioè io ce l'ho qua nella postazione, nemmeno lo poso più nel cassetto perché mi piace tantissimo, ma veramente, cioè è una cosa che voi dite, ma cioè quanti fondotinta, non so se
Non lo so se avete visto, vedrete dopo il video di tutti i fondotinta che ho acquistato quest'anno per via di recensioni o altro. Io non è che mi faccio abbindolare, però mi piace cambiare, mi piace sperimentare tutto. Automaticamente mi piace anche vedere quelli che consigliano altre persone, se i consigli sono buoni o non sono buoni, sempre per quanto mi riguarda, perché ricordate sempre che il make-up è soggettivo, i gusti sono sempre soggettivi, perché voi non potete pensare che un prodotto che a me fa impazzire per voi è la stessa identica cosa. Io passo la spugnetta così proprio per togliere se c'è un eccesso di fondotinta, perché ricordate sempre che se si vede il fondotinta sembrate 10 anni in più, e quindi io cinquantenne, anche meno. E niente, ognuno si tiene l'età che ha. A me questo fondo piace, vedete, un pochettino si sporca, vedete, non rilascia tanto colore. E mi piace, veramente, è una cosa che mi piace tantissimo. Come correttore, invece, metto quello che ho messo nell'ultimo periodo, in tutto questo, si può dire 2020, ed è il correttore di Astra ed è lo 02. Perché? Perché mi piace. Spesso si dice, ma non mi piace questo correttore, non mi dice niente. Allora, a me nemmeno il correttore parla. Però devo dire che di coprire copre. Io non ho magagne, ve lo ripeto. Perché spesso, ad esempio, faccio i video struccata e anche voi mi dite, ma non si nota, tipo che so, che sei struccata, sembri più giovane e tutto. Io vi ringrazio. Dopo aver passato, gli passo, no, la spugnetta quella piccola, la spugnettina quella piccola. Questo vedete che è un po' più aranciato per quanto mi riguarda. Io gli passo la spugnetta così tolgo sempre l'eccesso. E poi aggiungo il, se lo trovo, ecco. E poi aggiungo il camouflage di Essence per dare un po' di luminosità, ma lo metto nei punti strategici, quindi al di sotto del correttore che ho messo, perché sennò si nota troppo la differenza e non mi piace. E qua posso andare anche con la spugnetta più grande perché è proprio nella parte bassa. Anche questo correttore è ottimo, mi piace tantissimo perché illumina tanto l'incarnato, cioè il contorno occhi, lo illumina tantissimo ed è una cosa che io adoro. Vedete? Illumina tanto. Poi continuiamo e andiamo. Sembra un video sponsorizzato da Astra, ma non lo è perché io ultimamente, per quanto riguarda i prodotti low cost, sto utilizzando tantissimo quelli di Astra. Vi posso far vedere anche quelli di Elf o la cipria di Elf, che è quella che ho utilizzato di più in assoluto in tutto il periodo che mi sono truccata. Però ovviamente, se vi devo dire quelli che ho utilizzato di più nel 2020, sono le due ciprie di Astra. Una è nella colorazione 02 e una è la 01, che sarebbe la polvere di riso. A me piace tantissimo. La polvere di riso la mettiamo sotto gli occhi. La mettiamo sotto gli occhi perché dopo c'è un. Allora, andremo a fare una specie di baking. Di norma io non lo dovrei fare perché ho una pelle secca, ma vi posso assicurare che questa cipria tutto fa che seccarmi la pelle. Quindi per me è ottima, ottima, ottima. Allora, nel frattempo che lasciamo la cipria, andiamo con la palettina e continuiamo la discussione di poco fa per quanto riguarda gli ombletti. Ombletti, ciao ombletti. Allora, mi metto la palettina così vicino, così riesco a vedere dove manca il colore.
e vado a prendere il verde per applicarlo in questa parte per aggiungere un pochettino, ma devo dire che la parte di sopra va benissimo. Adesso andremo a fare la parte di sotto e io volevo cambiare sinceramente, però non riesco, non lo so, devo sempre aggiungere il colore in base a quello che ho utilizzato sopra. Vado a prendere il verde e con la punta proprio del pennello, perché le altre volte ho scurito troppo e sono scesa troppo. Vado a prendere il colore, idem da questo lato. E poi voglio andare a prendere il rosa. Il rosa, proprio quello chiaro chiaro, e lo vado a mettere qua sotto. Questi ombretti, ve lo ripeto, ve lo dico di nuovo, sono una cosa eccezionale. Veramente molto molto belli. Io direi di finire qua per quanto riguarda gli occhi. Adesso, aspettate che metto le cose qua perché mi secca prenderle ogni 5 secondi. Allora, adesso andremo a prendere il piegaciglia, ma il piegaciglia non ha, diciamo, questo è quello di Essence, quindi a basso costo. Andiamo a piegare le nostre ciglia. E andremo a mettere un mascara che l'avete visto, se guardate i miei video lo vedete in tutti i make-up, ed è il mascara di Astro. Non vi posso dire niente, a me questo mascara piace in una cosa esagerata, che vi devo dire. Io il mascara proprio più utilizzato da quando l'ho acquistato, cioè io avevo fatto il video del make-up di Astra. E in quel video, tra tutti i mascara che avevo preso, perché ne avevo preso tre se non mi sbaglio, tra tutti i mascara, ho aperto questo perché mi era stato consigliato da una ragazza, Alex, di Instagram. Poi la Lizzy, la Betty, tutte e due andavano pazze per questo mascara e quindi ho deciso di prenderlo. Ho detto vabbè, utilizzo questo visto che il mascara più utilizzato che loro, diciamo, lo decantavano tantissimo. Ho detto no, no, lo devo provare assolutamente. Vuoi vedere che a me non piace? Oppure perché io non ho molta difficoltà nei mascara, perché ho almeno quella, la fortuna di avere delle ciglia abbastanza lunghe e quindi non ho questo problema. Questo è l'effetto del mascara nelle mie ciglia e devo dire che mi piace tantissimo. Allora, vado a togliere la cipria dal viso. Andiamo a togliere la cipria dal viso perché poi metteremo il mascara. Allora, come cipria in tutto il viso, ovviamente io vado a mettere l'altra, la 02, sempre di Astra, che è una cipria che sinceramente mi sta piacendo tantissimo. A parte il profumo pazzesco, io questo profumo non lo so se voi avete odorato, avete la cipria di Astra e tutto. Questo profumo mi ricorda mia zia. Il profumo che utilizzava mia zia, ora non lo so se utilizzava il profumo oppure erano i suoi trucchi che facevano questo profumo, ma sinceramente quando lo metto mi dà quella sensazione di affetto, quella cosa di parentela, non so come dirvelo, nel senso tipo una zia che c'è, però è lontana, ormai è un po' anzianotta e tutto.
Ma quella mancanza, sapete quando avete mancanza dell'infanzia, delle cose che succedevano prima, che invece adesso sono tutti lontani, chi a destra, chi a sinistra. Tutte le volte che la metto mi fa questo effetto. E va bene. Dopo averlo messo così, io prendo il pennello, lo sbatto, prendo il pennello grande, per un make-up grande ci vuole un pennello grande, e spolvero tutta la rimanenza. Ebbene, sta registrando? Sì. Ebbene, togliere tutto l'eccesso. Perché certe volte sembra di aver tolto tutto, invece no. Ok, l'eccesso è tolto. Poi vado a mettere il mascara anche nelle ciglia inferiori. Sinceramente volevo mettere la matita nera all'interno dell'occhio, però non lo so se metterla. Voi cosa ne dite? La mettiamo? Come matita nera, a me è piaciuta di più quella di Astra, ma l'altra, aspettate che non l'ho presa. Allora, la matita che metterò dentro l'occhio è questa qui di Astra ed è nera. Devo dire che diciamo che è quella che mi è piaciuta di più, perché quella che resisteva di più in assoluto era della marca Luna e l'avevo presa al mercato. Quella matita, vabbè che io adesso al mercato non ci sono, però quella matita devo dire che mi durava tutto il giorno, ma veramente tutto, 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 tutto il santo giorno. Allora, andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda il contouring, per quanto riguarda il contouring non ho niente da farvi vedere per quanto riguarda che mi piace in assoluto, per quanto riguarda il low cost, però per quanto riguarda il blush più utilizzato in assoluto è questo di Astra e questa palettina di Wet n Wild. Ma devo dire un goccino proprio, perché io aggiungo questo colore qua quando metto questo. Vi faccio vedere come diventa. Allora, prima di tutto prendiamo lo 04 di Astra ed è il blush che mi identifica di più in assoluto. Veramente questo make-up sembra sponsorizzato da Astra, ma non lo è, non lo è, anzi, Astra. Se mi stai sentendo, se sei all'ascolto, sono stai guagliato e bannato. Oddio, ma veramente fai. Io una volta, ragazza, una volta non la seguo più questa ragazza e mi dispiace. Una volta metto questo. Stavo cercando un espositore per quanto riguarda i rossetti, che è quello della MAC. Chi ha visto la mia makeup collection l'ha visto. Proprio una punta. Vedete illuminato? Stavo vedendo per questo contenitore di rossetti a torre. Che io gli ho fatto mettere anche MAC ed era un ragazzo che per vivere faceva queste cose ed era molto molto simpatico e tutto. Guarda, mi disse: vedi tutte le cose che io ho a disposizione e mi dici come lo vuoi fatto e tutto. Quello mi sembrava che costava sulle 70-80 euro. Ci siamo, il lavoro e tutto. Per me quando le cose sono fatte da artigiani mi fa tanto piacere acquistarle. Nel frattempo leggevo tutti i commenti di tutte le ragazze che ragazze e ragazze che gli scrivevano: ah, è bellissimo, è arrivato intatto, è arrivato di qua, è arrivato di là, come me lo puoi fare, eccetera, eccetera. E
E c'era un commento di una ragazza che faceva YouTube e che certe volte fa YouTube, una makeup artist, che gli ha scritto: "Guarda, sono una ragazza che fa video su YouTube, sono anche una makeup artist. Se tu mi mandi l'espositore, ti faccio una buona recensione, eccetera, eccetera." Mi sono cadute le braccia a terra perché questo ragazzo gli ha detto: "Guarda, dice, a me fa piacere che tu sei una makeup artist, ma io non ho la possibilità, perché sto ingrandendo, diciamo, la mia piccola società fatta da me stesso", dice, "e quindi automaticamente non ho la possibilità di regalarti una cosa. Anzi", dice, "a me fa piacere che tu mi nomini, ma il prodotto te lo devi acquistare." E lei gli disse: "Ah, no, se tu dici così, allora preferisco comprarlo", dice, "da altre parti." Cioè, io sinceramente ci sono rimasta malissimo, perché io dico: "Aspetta, se mi parte dal cuore, allora va bene, ma non è che tu vieni, sei caduta dal pero e vuoi un prodotto, cioè, no, no, non esiste, dai, non esiste, ma veramente, cioè, ma stiamo scherzando." Ma comunque, come illuminante, il più amato in assoluto, oltre a quelli di Revolution, sono quelli di Essence, e io questa palettina sinceramente l'ho utilizzata tantissimo, cioè, vedete, questi bozzi che ci sono, utilizzo questo qui. E lo mettiamo qui sopra. E devo dire che mi piace. Cioè, non ricordo sinceramente da quando posseggo questa palettina, ma devo dire che ancora scrive, ancora in buono stato ed è ottima. Yeah! Mi piace. Poi, come rossetto, sinceramente, io ho messo, allora, io avrei potuto anche mettervi qualcosa di Kiko, qualcosa di Wycon, ma spesso compro, cioè, compro tipo il blush illuminante in edizione limitata, quindi non mi sento di mettervi un blush, un illuminante che è in edizione limitata, che voi non potete trovare. Almeno vi metto qualche cosa che ancora potete reperire. Anche queste palettine, queste io le vedo spesso anche su Cosmetic for Less, quindi per questo ve lo sto mettendo. Anche questa di Wet n Wild c'è, cioè, sia da acqua e sapone, da Tigotà, mi è stato detto. E adesso Pink Panda dovrebbe vendere anche Wet n Wild, quindi la potete trovare in vari siti. E poi, come matita labbra, io voglio mettere questa qui di Essence, sì, ciao. Questa qui di Kiko, perché sono le malettine, sì. Sono le matite, dov'è l'altra? Sono le matite più utilizzate in assoluto, anche quella di Essence, però andrò a mettere la 206 perché voglio fare la parte più scura del rossetto e poi mettere la parte più chiara. Faccio il contorno e poi ci vediamo. Come tinta labbra, perché sinceramente ho messo poco, come per quanto riguarda i rossetti, l'ho messi per quanto riguarda i video, ma sulle labbra, se sono uscita, ho messo tinte labbra. E sinceramente ho messo questa qui di Astra. E avevo messo anche quella di Essence, ma ce l'ho in borsa sotto e quindi non la posso utilizzare. Quindi metto lo 02 di Astra. E devo dire che è durata abbastanza. Ovviamente toglietelo dai denti se lo trovate nei denti. Bene, andiamo a spruzzarci la vita, che sarebbe questo qui di Revolution, ed è I Love Revolutions. Se esce lo mettiamo. Anzi, no, ho dimenticato. Ho dimenticato la parte interna dell'occhio. Oh my god, oh my god, oh my god. Allora, andiamo a prendere un pennellino piccolo e andiamo a prendere l'illuminante che abbiamo utilizzato poco fa e lo mettiamo proprio qua. Ma non sarà l'unico illuminante, perché gli mettiamo questo rosellino che riprende e poi gli mettiamo anche l'azzurrino.
Mi piace tantissimo l'effetto che fa con questi due colori. Li ho messi spesso questi due e mi piacciono tantissimo. Effetto luce, wow! Adesso possiamo anche spruzzare lo spray di I Love Revolution. Ah, bello! Andiamo prendere. Bene ragazzi, questo è tutto il make-up per quanto riguarda low cost. Quando ho messo tutto nel sacchetto per fare il video, perché ovviamente quando si decide di fare un video si deve anche decidere cosa utilizzare per non prendere le cose in giro, eccetera, eccetera. Quindi quando ho messo le cose ho detto no, cioè no, 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 ma può essere, ho messo tutto Astra. A me sinceramente fa tantissimo piacere. Vi ripeto, non ho messo alcune cose di Essence, alcune cose di Kiko o Wycon, perché io quando li acquisti sono in edizione limitata, quindi non mi andava di mettervi questi prodotti. Perché ad esempio vi posso far vedere che avevo messo, dove sono? Acqua. Avevo messo anche gli illuminanti, questi qua di Revolution, che sono gli illuminanti che ho utilizzato di più nel 2019 e anche all'inizio del 2020, cioè se vedete sono anche un po' scavati, però quelli che realmente ho utilizzato quest'anno sono i prodotti che vi ho fatto vedere. Chi più, chi meno, sono questi prodotti. Quindi sinceramente era un po' strano farvi vedere questa cosa così, però è la realtà, proprio la realtà, il fatto che ho utilizzato di più Astra. Sinceramente, essendo un brand italiano, mi fa tanto, ma tanto, ma tanto piacere. Quindi, viva i nostri, diciamo, la nostra terra. E niente, che dirvi? Ovviamente andiamo subito a vedere cosa hanno combinato Fabiana e Betty. E vi dico soltanto che i loro canali sono sempre nell'info box. Quindi, quando li trovate sempre nell'info box. Se cercate i nostri video, potete mettere l'hashtag Makeup Angels, quindi siamo noi tre, quindi verrete subito catapultati nei nostri video. Per quanto riguarda questo video è tutto, io saluto le mie due amiche di YouTube, quindi le mie due angels, quindi vi mando un grossissimo bacio. Io l'anno lo sto iniziando con le mie buone volontà e tutto. Mettiamocela tutta, diamoci la mano e iniziamo quest'anno, facciamolo iniziare noi stessi bene. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, ma veramente se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!